Perché di Mussolini non si riesce mai a dare un giudizio storico, ma sempre da tifosi? Io, ad esempio, è da quando ho creato il canale che volevo fare sto video e so già che, qualsiasi cosa dirò, offrirò il fianco alla polemica, sia a destra che a sinistra. Perché se parliamo di Giulio Cesare, che peraltro ci aveva il riporto, va bene a tutti. E invece il pelatino, se lo tocchi sei comunista, se non lo tocchi sei fascista, insomma, che due... Ma le eoliche. Cerchiamo di vederli, invece, almeno un po' di aneddoti storici. Ad esempio, sugli slogan, che si usano tanto anche oggi sui social. Tipo, sta cosa di Dio, patria e famiglia, che mo' di recente l'ha detto pure la Meloni, ma siamo sicuri che Benito ci credeva davvero? Allora, innanzitutto non è un motto che si è inventato lui. Se l'ha inventato Mazzini, e sia che lo dica uno o l'altro, di certo non significava, come credi tu oggi, siamo contro i musulmani, contro l'Europa, la farina dei grilli e contro i gender fluid. No, peraltro sarebbe interessante fare un video su Mazzini e spiegare il suo pensiero, lasciami un commento se ti interessa. Babbo, comunque, non il dittatore, ma l'uomo Mussolini, a questi slogan che creava o copiava, ci credeva davvero? Dio. Se Dio esiste davvero, che mi fulmini entro 5 minuti. Pare siano parole del Pelatone, che all'epoca, oltre che essere ancora socialista, c'aveva pure i capelli, quando sfidò un prete, il pastore Alfredo Tagliatella. E ancora, i preti sono sudici cani rognosi, la chiesa è un grande cadavere. Ma com'è possibile? Quindi è diventato credente da pelato, sperando che Dio gli facesse il miracolo della ricrescita? O perché era ancora socialista? E no, amico caro, Mussolini la pensa così anche quando cambia bandiera, perché se ti vai a vedere il manifesto italiano dei fasci di combattimento, trovi, fra gli obiettivi, il sequestro di tutti i beni delle congregazioni religiose e l'abolizione di tutte le mense vescovili, che costituiscono un'enorme passività per la nazione e un privilegio di pochi. Sequestro di beni, privilegio di pochi. Altro che patti lateranensi, praticamente questa era una cosa da comunisti. Ed era già fascista qua, eh? Fra parentesi, il manifesto prevedeva pure una forte imposta straordinaria sul capitale a carattere progressivo, che abbia la forma di vera espropriazione parziale di tutte le ricchezze. Cioè, capì? Altro che flat tax e le tasse sono un pizzo di Stato. Il primo fascismo prevede proprio che se sei troppo ricco, quello che c'hai in più lo devi dare allo Stato. Manco la patrimoniale della CGIL di oggi è così aggressiva. Adesso, sapendo che devi pagare più tasse e che le ricchezze in più te le confisca lo Stato, ti piace ancora l'VUI? Il punto però è che Mussolini voleva il potere e con queste proposte alle elezioni del 19 fa un mega flop. Capisce quindi che l'Italia del Novecento è comandata da pochi ricchi, capitalisti e agrari, e dalla Chiesa, perché tutta la popolazione è cattolica e sente quello che dice il prete la domenica. Quindi, in una situazione del genere, che fai? Ti butti a dire le cose che piacciono alla gente, o meglio, alla categoria a cui punti. E quindi, agrari e capitalisti li conquisti picchiando operai e agricoltori che scioperano per i loro diritti, usando le famose squadracce. E la Chiesa la conquisti con i patti lateranensi, cioè tutta una serie di regali, alcuni di questi peraltro perdurano anche oggi. Ora, dire e fare tutto il contrario di tutto in politica si chiama trasformismo. E, bada bene, Mussolini in questa cosa è stato maestro. Se si volesse fare una critica storico-politica del fascismo, bisognerebbe perciò partire dalla sua radice estremamente populista. E, facci caso, gli slogan pubblicitari impossibili, contraddittori, ma che fanno tanta presa sul pubblico, li fanno anche oggi, sia a destra che a sinistra. Aboliremo la Fornero, siamo contro la guerra, toglieremo le accise sulla benzina, da domani pizza gratis per tutti. Ah no, scusate, questa è la mia, che peraltro non si deve sapere se no mi rubano l'idea. Vabbè, fin qui tutto chiaro? Gli altri due punti, patria e famiglia, li vediamo nel prossimo video. Arrivederci. Posso andare al bagno? E va, ma non ti lamentare mai.